statistica parla di 850.000 persone ormai licenziate, quelle che si conoscono, diciamo, dal punto di vista della statistica. Ma non pensate che forse è necessario anche collegarsi tra lavoratori, non solo i licenziati eccetera, ma è necessario che la situazione di Jessica, è per questo che si utilizzano anche strumenti come questo di comunicazione per far non solo sapere che esistono questi problemi, ma che bisogna trovare anche le forme per poter cominciare a collegarsi tra di voi, no, comunità? Sicuramente paghiamo lo scotto di un'assenza di organizzazioni politiche e sociali sul territorio che hanno a cuore questo obiettivo di mettere al centro delle questioni la precarietà, lo sfruttamento e l'arroganza padronale. E quindi paghiamo questi anni di ritardo. Noi con le nostre modeste forze cerchiamo di mettere al centro queste questioni, però notiamo appunto che c'è da parte di tutte le forze politiche una totale latitanza rispetto a queste questioni, perché queste forze, queste organizzazioni politiche sono interessate da ben altre questioni, questioni di potere, questioni di poltrone, e ovviamente da questo sistema non sono estranei assolutamente i sindacati, che anzi sono la cinghia di trasmissione di tutto questo sistema sempre più corrotto e sempre più invischiato in queste beghe, piuttosto che nelle questioni che riguardano il mondo operaio. Va bene, per concludere, cosa ti aspetti allora? Pensi di star qui ancora 2 o 3 giorni oppure pensi di poter portare avanti la lotta? Io resterò qui finché non verrò reintegrata sul mio posto di lavoro. Bene, concludiamo se riprende un po' gli altri eventualmente. Sei giovane, a 65 anni. Devo ricominciare, da dove? Allora, oggi siamo qua a dare una solidarietà concreta a Jessica, in quanto lavoratori sindacalizzati, compagni e non, perché vogliamo dare una misura concreta, una risposta concreta anche all'ATM. Diciamo pure che l'ATM non si aspettava questo gesto di Jessica, perché gli altri licenziamenti che avvengono a tempo determinato avvengono nel più totale silenzio. Questo silenzio è dettato da una sorta di rassegnazione da parte dei dipendenti, che ritengono che alla fine non c'è più niente da fare. Allora, il gesto di Jessica noi ci auguriamo che sia seguito, che sia propagandato abbastanza da essere seguito da altri lavoratori e che dia lo spazio ad una possibile coordinamento, ad un possibile coordinamento fra lavoratori che sono in più parti licenziati da questo punto di vista. E allora il segno della continuazione della lotta che noi dobbiamo dare oggi è qui, ma proseguiremo con altre iniziative e chiaramente diventa una lotta politica contro l'ATM. All'ATM si svolgono qualche milione di ore di straordinario. Questo è grave, ci sono la denuncia da parte dei lavoratori che non si espongono per ovvie ragioni di sicurezza, lo diciamo noi, dove non vengono neanche rispettati gli orari, non vengono rispettate le misure di sicurezza che un autista deve avere, e questo a scapito ovviamente in modo da poter utilizzare, cioè a scapito dei lavoratori, in modo da poterli utilizzare in modo più flessibile senza assumere altro personale. Allora, il gesto di Jessica è importante, è significativo, perché rappresenta e può rappresentare l'inizio di un percorso di mobilitazione da parte di tutti i lavoratori, che è il vero dramma purtroppo oggi, come si vede da questa presenza, la loro partecipazione è molto minoritaria, e questo ce ne dispiace. Noi speriamo che questo serva a far ragionare, a far tornare i mitici lavoratori dell'ATM, i mitici lavoratori storici che hanno fatto le lotte storiche, che hanno dato il segnale negli anni precedenti, storicamente oggi invece si sentono rassegnati, si sentono in qualche modo privilegiati, no?
come dice il governo, noi dovremmo aver vergogna o dovremmo essere dei privilegiati solo perché abbiamo un lavoro. E allora non è questo che noi dobbiamo rivendicare, noi dobbiamo controribaltare questa tesi, questa teoria. Noi questo lavoro ce lo siamo guadagnati, ce lo guadagniamo tutti i giorni, a differenza di tanti parassiti sociali che sono qua dentro, che non fanno niente, che stanno solo aumentando l'orario di lavoro e la flessibilità di tutti i lavoratori. Allora il gesto di Jessica deve servire a tutti noi, ma soprattutto ai lavoratori, a fare in modo che avvenga questo coordinamento e che dia il là a far sì che i lavoratori partecipino e alzino la testa, tornino ad alzare la testa per dare una risposta concreta non solo all'ATM ma anche a tutte le imprese della Lombardia.